A mettere le basi di questo corso, soprattutto capiamo che cosa imparerai. Ho chiamato questo corso lettura super veloce passato, presente e futuro delle tecniche di lettura veloce. Perché l'ho voluto chiamare così? Perché, come ti dicevo, io sono entrato in questo mondo nel lontano 1996-97. Ebbene, allora c'erano determinate tecniche che in realtà ci sono ancora oggi. E che sono quelle che a tutt'oggi vengono insegnate nei vari corsi da migliaia di euro. Ma c'è da dire che sono tecniche vecchie, perché vengono da decine di anni eh, di, di antichità, se così possiamo dire, anche se sicuramente valide, di sicuro abbastanza noiose e complicate. C'è da dire che nel frattempo, eh, durante gli anni, un po, con sviluppo, un po' con lo sviluppo della PNL, un po' con la conoscenza migliorata del funzionamento della mente, si sono sviluppate altro tipo di tecniche, che vanno fino al photo reading. Attenzione: il photo reading non entreremo nei dettagli del photo reading, perché il fotoreading prevede addirittura che venga, letta, venga letto un libro sfogliandolo, quindi non si legge proprio più, si fotografa. Cosa che per la mente non è così complesso, ma non vogliamo arrivare al photo reading. Però è anche vero che dal photo si possono mutuare delle tecniche che sinceramente sono quelle che io preferisco e che utilizzo di più perché sono più creative rispetto a quelle più noiose della, della, della lettura veloce classica. Si possono mutuare appunto delle tecniche che possono essere alquanto utili e che possono aumentarti notevolmente la velocità di lettura che ripeto sono quelle che io preferisco in questo corso io ti spiegherò entrambe le versioni quindi da quella che appunto viene insegnata tutt'oggi nei corsi ad altissimo costo non si sa perché costano così tanto a quell'altra più emozionale più eh, ti potrei dire mh, più emotiva cioè che sfrutta un po' quella capacità della mente di integrare gli emisferi, perché ti dico questo? Perché mentre mh, le tecniche della lettura veloce che apprenderai tra un po' sono molto razionali, cioè mh, sarà una estensione di quello che hai imparato a scuola. Fatta di punti di fissità, di campo visivo, eccetera, di parole al minuto, cioè tutte cose molto razionali: calcoli, matematica, eh, beh, parole, ehm, parole che vengono contate, i punti, le, insomma tutta una serie di cose abbastanza precise e razionali. Ed è quello che ci hanno insegnato a scuola. Però torniamo un attimo indietro nel tempo. Noi abbiamo iniziato la nostra formazione all'asilo e all'asilo non ci facevano sfruttare la parte razionale. All'asilo ci insegnavano giocando, disegnando, impiastricciando, eh, scarabocchiando. Quindi sfruttavamo più il cervello emotivo, più la parte destra della nostra mente se siamo ehm, se siamo di streamer, se non siamo. Eh, se non siamo mancini, ricorda che gli emisferi sono il destro, quello emotivo, e il sinistro, quello razionale. Se sei un destrimane, cioè se, se usi la mano destra come mano primaria, se invece sei mancino, gli, gli, gli emisferi si invertono. Quindi all'asilo usavamo più la parte destra ed emotiva, poi andiamo a scuola e ci ascordiamo. Ci ascordiamo perché. Uno, il metodo di insegnamento degli insegnanti è tutto tranne che emotivo, è estremamente razionale. Tra l'altro, la maggior parte degli insegnanti non hanno mai fatto corsi di public speaking, quindi insegnano così come gli è stato insegnato loro. Uh, leggi, ripeti, eccetera. E poi vedremo anche come ci è stato insegnato di leggere e come mai ci hanno fermato a un certo punto di lettura. Quindi, continuando quella logica che ci hanno insegnato a scuola, possiamo arrivare a leggere molto di più. Ma dalla scuola in poi non abbiamo più utilizzato così tanto come facevamo all'asilo la parte emotiva. Quindi un'integrazione degli emisferi diventa difficile quando si studia, perché non ne siamo più abituati. Tra l'altro scopriremo un'altra cosa fondamentale, che l'atteggiamento mentale è basilare per ottenere un buon risultato di lettura veloce, quindi per leggere più velocemente e comprendere sempre di più. Un atteggiamento mentale che però già viene minato spesso e volentieri da delle convinzioni negative che ci sono state associate alla lettura e alla scuola, e all'insegnamento, quindi alla, alla comprensione, all'imparare qualcosa di nuovo. Perché a scuola non ci facevano altro che leggere. E poi ripetere, interrogare, magari punire, magari ci davano dei voti bassi. Quindi noi abbiamo, molti di noi hanno legato la lettura e quindi l'apprendimento a qualcosa di negativo. Difficilmente eh, qualcuno ha delle emozioni positive sulla lettura o sul, sull'apprendimento. Ovviamente, a meno che non sia un appassionato di questi temi, ma nella maggior parte dei casi si parte già con un atteggiamento negativo e con degli ancoraggi. Se conosci la PNL, con degli ancoraggi negativi sulla lettura, non solo, in più probabilmente allo stato attuale i tuoi due emisferi sono totalmente slegati quando applichi la lettura. Voglio farti, un, uh, voglio farti fare un esperimento molto pratico. Se hai stampato la dispensa o adesso te lo faccio apparire in video, fai questo semplice esercizio e sarà un esercizio molto divertente. Ti consiglio di farlo, di farlo fare alle persone care che hai vicino e, se hai dei bambini, di farlo fare anche ai, anche ai bambini. Adesso ti farò apparire una serie di parole. Sono parole che rappresentano un colore, ad esempio la scritta rosso, la scritta verde, la scritta gialla. Ok? Peccato che. Ogni parola, ad esempio la parola rosso, è scritta di un colore diverso dal significato della parola stessa. Quindi, ad esempio, la parola rosso è scritta nel colore verde. Ok? Ora vedrai quanto è difficile questo esperimento e quanto la parte razionale sia probabilmente molto più, mm, come dire, predominante di quella irrazionale, di quella emotiva. Ecco perché questo esercizio, farlo più volte ti inizia a far comprendere innanzitutto questo divario e poi a, ad aumentare l'integrazione delle parti. L'esercizio qual è? Quello di dire velocemente ad alta voce non cosa c'è scritto nella parola, ma il colore della parola stessa. Quindi se c'è scritto rosso in verde, tu dovrai dire verde, non rosso. Vedrai come sarà difficile perché. La parte razionale tenderà a leggere e la parte emotiva avrà difficoltà ad avere quella stessa velocità di mh, integrazione, quindi di, 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 di sovrapporsi alla parte razionale. Fallo più velocemente possibile e fallo più volte fino a che non imparerai a farlo mh, cioè, senza errori in maniera molto veloce. Questo ti servirà intanto per iniziare ad integrare le due parti, ad entrare in un ambito mentale più funzionale e produttivo agli esercizi di lettura veloce. Adesso ti faccio apparire le parole e divertiti a fare questo esercizio per uh, qualche secondo. Ovviamente trovi, puoi mettere pausa al, uh, al video oppure lo trovi sul manuale che puoi stampare e trovi lo stesso esercizio ma con parole e colori diversi. Quindi sarà diverso farlo in video e poi sarà con un'altra versione. Fatta sul manuale, utilizza questo esercizio prima di iniziare a leggere qualunque cosa, così da integrare le parti e farle lavorare su un unico percorso. Rieccoci assieme. Quanto è stato difficile? Quanto tempo ci hai messo a dire tutte le parole e non leggerle? Non è così facile, vero? Questo ti fa capire quanto la parte razionale sia predominante su quella inconscia. Ed ecco perché l'inconscio, appena può, la parte irrazionale, la parte emotiva, appena può si perde. Proprio perché, appena trova un buco per potersi distrarre, lo fa. Ecco perché serve avere il... entrambe le parti assieme. Bene, fatto questo esercizio che ci servirà durante questo corso, andiamo oltre e vediamo le tecniche vecchie, che vecchie per modo di dire, nel senso che sono insegnate da decine di anni, sono sempre le stesse, sono quelle che trovi nei corsi ad alto costo, ci sono corsi in giro da 1000-2000 euro che ti insegnano esattamente le stesse cose, che stanno sui libri da 8-9 euro, niente di particolare. Queste tecniche si basano sull'estensione di quello che ci hanno insegnato a scuola. Ovvero, a scuola come abbiamo imparato? Quando siamo andati alle elementari, prima di tutto ci hanno insegnato l'alfabeto, quindi A, B, C, D, E, F. Quindi prima riuscivamo a, o meglio, la prima fase era identificare le lettere. E quindi quando abbiamo iniziato a imparare a leggere, il nostro focus era su una lettera per volta. Queste tecniche lo chiamano il punto di fissità. Cioè, ovvero il punto in cui noi fissiamo. Quando iniziavamo a leggere e conoscevamo le lettere, noi fissavamo A, B, C, quindi se dovevamo leggere casa i nostri punti di fissità erano 4: C, A, S, A. Con un punto di fissità a una lettera avevamo un campo visivo. Il campo visivo è quello che, rispetto al punto iniziale, riesce a guardare attorno. Ciò vuol dire che se tu hai come un punto di fissità una lettera, il tuo campo visivo vedrà solo quella lettera. Quindi se io punto sulla C di casa, il mio campo visivo è fatto dalla, dalla C, poi punto l'A a e sarà da l'A, eccetera. Dopo abbiamo imparato a leggere per sillabe, quindi il nostro punto non era più sulla C, ma era sulla K. Quindi K, Za, i punti diventavano, invece che da 4, diventavano 2 il nostro campo visivo diventava invece che di una lettera di due o di tre, se era, non so, catasta per esempio, ca, ta, sta. I punti di fissità era sulla ca, sulla ta e sulla sta. E quindi il nostro campo visivo si è ampliato i punti di fissità si sono ridotti. Poi, altra fase di insegnamento, dopo le sillabe abbiamo iniziato a imparare le parole. Quindi non leggiamo più lettera per lettera né sillaba per sillaba, ma parola per parola. E quindi i nostri punti di fissità diventavano con un campo visivo maggiore, nella casa c'è una catasta di legna. Diventava nella, punto 1, casa, altro punto di fissità, c'è altro punto di fissità, una catasta di legno. Quindi noti come, a mano a mano che impariamo, la, i punti di fissità diminuiscono, il campo visivo si allarga alla parola. Peccato che là ci hanno fermato. E non si spiega perché la scuola, forse potremmo spiegarlo con i sistemi di condizionamento che ci vogliono sempre più ignoranti. Non si spiega come mai la scuola ci ferma qui perché saremmo potuti andare avanti. Saremmo potuti andare avanti a spostare i nostri punti di fissità a più parole, alla frase intera, alla riga intera, al blocco intero. Non è così difficile. Se lo abbiamo già fatto, potevamo continuare. Invece la scuola ci ferma lì non solo. Quando leggiamo lentamente abbiamo il nostro chiacchiericcio interno, ovvero ripetiamo mentalmente, cioè noi leggiamo la frase e la leggiamo anche a voce. C'è da dire una cosa, mentre il nostro occhio legge a un millesimo di secondo, la nostra voce parla quasi a mille millesimi, cioè è 900 volte più lenta del nostro occhio. È un po' come la velocità della luce del suono, eh? cioè il suono è tremendamente più lento della luce, l'occhio è tremendamente più veloce dell'orecchio. Quindi che succede? Che le vecchie tecniche cercano di spegnerci il chiacchiericcio interno. Ora, attenzione, questo mh, potrà creare un problema, nel senso che potrebbe arrivare qualcuno di voi che mi dirà, ma io non riesco a spegnerlo. Infatti, le tecniche nuove non, mh, lo integrano in qualche modo, ma questo lo vedremo dopo. Vi ripeto, voglio fare una... Un, un escursus tra le varie tecniche in maniera tale che poi tu adatti quella che più ti fa comodo. Uh, Richard Bender, il creatore della PNL, una volta quando un allievo gli disse: Ma eh, Richard, io non riesco uh, a spegnere il mio, la mia voce interna, come posso fare? E Richard, scherzando ma neanche tanto, disse: Guarda, è molto semplice: ti ammazzo e la tua voce smetterà di parlare. Questo, come per dire, l'unica maniera per far smettere la tua voce di parlare è ammazzarti e morire quindi devi essere spento tu e quindi si spegnerà la tua voce. Quindi non preoccuparti se la voce non si spegne, anche perché la tua voce in qualche modo servirà, vedremo più avanti nelle altre tecniche, servirà per darti conferma di quello che hai compreso o di fissare determinate parole chiave eccetera. Ma ripeto, in questo corso avremo due blocchi, il vecchio e il nuovo. Quindi potrai scegliere, potrai integrare, potrai uh, fare quello che vorrai. Uh, io ripeto, dal punto di vista formativo mi interessa che le persone sappiano quanto più possibile, poi ognuno adatti la propria tecnica a se stesso, non esiste una bibbia delle tecniche. E non solo, niente ti dice che, cioè nessuno ti vieta di poter integrare le cose. È ovvio che se le conosci entrambi, fai esercizio su entrambi, diventerai molto più veloce che se ne conosci solo uno o solo altro. L'altro concetto che dobbiamo sapere da queste vecchie tecniche è il, la velocità di percezione. Allora, la velocità di percezione, quindi insieme al punto di fissità e al campo visivo, la velocità di percezione è quel, quel numero che viene calcolato con la cosiddetta parolina PAM, ovvero parole a minuto, che rappresenta la velocità con cui tu riesci a leggere. La media europea è bene o male intorno ai 200-250 parole al minuto. Con le varie tecniche e con il vario esercizio imparerai ad arrivare a molte più parole al minuto, come minimo il doppio, ma si potrà arrivare a molto, molto di più. Per poi arrivare con le tecniche nuove, addirittura non ti dico a leggere pagina per pagina, ma teoricamente con un po' di esercizio si potrebbe arrivare anche a 100 volte di più. Ma insomma, questa è un'altra storia. Fermiamoci al diventare più veloci per adesso e riuscire a leggere molto più velocemente quello che prima leggiamo lentamente. Nei prossimi moduli faremo un test per vedere qual è il tuo punto iniziale di parole al minuto. Quindi, mi raccomando, stampa la dispensa completa e poi da lì cominceremo a fare gli esercizi di questa modalità, che è quella che appunto si conosce da decine di anni. Quella che è fatta di punti di fissità, quella che è fatta di campo visivo quella che è fatta di velocità di percezione per poi passare ad altro quindi ricapitolando per questo modulo fai quell'esercizio sull'integrazione degli emisferi e comincia a capire qual è il tuo punto di, uh, di integrazione o di disintegrazione quindi quanto non sono integrati gli emisferi e cerca di integrarli sempre di più anche per prepararti a quello che faremo dopodiché stampa la dispensa uh, assicurati di aver compreso il concetto di punto di fissità di campo visivo e di velocità di percezione e iniziamo a fare qualcosa di pratico.